ripetevano tutti di me bambino. Io ricambiavo la spinta a fare con un contraccolpo nichilista, l'entusiasmo con l'indifferenza, l'elogio con la riluttanza. Stimolato da ore e ore di mezzo televisivo, che a quell'età ben apprezzavo perché non ne comprendevo la logica, assorbivo parole e frasi fatte, e ancora non parlavo, le tenevo semplicemente da parte. Poi un giorno, senza preavviso, pronunciai a mia madre le mie prime parole. Fai del qualunquismo un'arte. Era il primo di una lunga serie di pianti materni a cui avrei assistito. I tempi morti di un pessimo attore, ecco che arriva infine il cantautore, la prima donna è parola scientosa, anche se sbaglia non ti chiede scusa. Puoi dargli tutto, tanto non gli basta, si incazza a morte se lo chiami artista. Se si avvicina è solo una finzione, quello che cerca tanto è una canzone, solo una canzone. Passavano intanto le persone, venivano a trovarmi avanti e indietro, facevano convenevoli e a volte sentivo parlare piano dalle altre stanze. L'argomento centrale per gli ospiti, tranne qualcuno, era la mia immobilità. L'argomento mio centrale era l'immobilità generale degli ospiti, sulla quale riflettevo atteggiandomi al pensatore impostato del millennio appena sfornato. Dei dischi, un giorno o l'altro finirà, per dare un'idea chiara di cosa che succede con i fatti, a quello che rimane di un mondo che in piedi non si regge più, di gente che si aspetta dei profitti ma non si assume rischi. Cadono gli accordi minori, le vendite non coprono i fischi, per questo io ci spero, io l'amo per davvero. La crisi del mercato dei dischi. Prendere tempo. Allinearsi. Il protagonista di questo libro fa fatica a dire alle gambe di prendere il tempo. Dilapidavore, minuti, secondi. Avanzavo lunatico a giorni alterni e il tempo mi evitava. Chi ha tempo non aspetti tempo, ma ne faccia quello che vuole. Stai sprecando il tuo tempo, non avrai sempre tutto il tempo davanti. Il tempo è tiranno, guarda che tempo da carica, anche abbaia non morde, ma di sicuro perde tempo. Grazie.